Inizierei col dire che mi vergogno e che voglio chiedervi scusa. Mi vergogno perché Milan-Roma della YouTuber League, dal mio punto di vista, da organizzatore, da ideatore, da produttore di questo format, non è stato un bel contenuto, non è stato un bel video e soprattutto non rappresenta minimamente il senso del format che ho ideato io qualche anno fa. Come sapete, io negli anni, fin dal derby degli YouTuber, ho sempre montato i miei contenuti, arrivando però ad un punto, la fine della scorsa YouTuber League, sostanzialmente, in cui ero completamente saturo. È nato tutto per gioco e sta diventando qualcosa di sempre più grande e per questo devo ringraziarvi. Quindi, come normale che sia, diventando qualcosa di più grande, ad un certo punto è giusto prendere anche dei collaboratori e delegare alcune funzioni. In particolar modo, dalla Summer Cup, non da Milan Roma, ma dalla YouTuber Summer Cup di quest'estate, ho cominciato a delegare il montaggio ad un ragazzo che secondo me è bravissimo, che è sempre stato e rimane un ottimo montatore, tant'è vero che continuerà ad essere il videomaker ufficiale di questa serie, però ha avuto una brutta giornata. Ha avuto una brutta giornata per problemi anche personali e il suo lavoro all'interno di Milan Roma è stato qualcosa di grave per scelte di montaggio, per comunicazione tra di noi. Intanto perché il montaggio che piace a me e che vi ho sempre mostrato è qualcosa di emotivo, di ben fatto tecnicamente sì, ma soprattutto emotivo, che vi possa trasportare, trascinare e fomentare all'interno del video stesso e della partita. Il montaggio di Milan Roma non è stato questo, è stato molto disordinato, non è mai sbocciato particolarmente. E per questo voglio scusarmi con tutti voi. La cosa ancora più grave, e qui purtroppo c'è stato un malinteso grave tra di noi, ma ripeto, un brutto errore da parte sua in una classica giornata no, sono state completamente omesse delle parti che io ritenevo fondamentali. Perché innanzitutto la YouTuber League è un contenuto che permette a tutti di dire la propria opinione e di sentirsi liberi nel farlo. Vi mostro tutto quello che non avete visto di Milan Roma. Con le mani Berlini. In avanti, colpo di testa e di Pellegrino ancora una volta. E arriva il fischio finale! Vince la Roma in rimonta! Grazie a Marconi e a Sergio Cruz! Inizia con una vittoria questa YouTuber League 23-24 degli uomini giallorossi. 2-1 contro il Milan al termine di una partita durissima, molto molto equilibrata. Ci saranno tante polemiche, partita non semplicissima da arbitrare. Sentiremo comunque i protagonisti. Tra pochissimo, il mister del Milan molto molto arrabbiato, ma la Roma può festeggiare per iniziare alla grande questo torneo in cui vuole essere una delle principali protagoniste. L'anno scorso vinse soltanto una partita, l'ultima giornata contro la Lazio. Questa volta invece inizia molto molto meglio. Quando abbiamo perso è stato sulla rimessa non data per noi, sulla ripartenza, sul rosso che è giusto per Zoccolo Duro e secondo me è una partita che se non fosse stata per quella decisione arbitrale a parer mio sbagliata sarebbe stata un'altra cosa. Il cambio di rigore, da rigore è passata a punizione. E quindi non sarebbe solo quella decisione, adesso ne No, un aggiungiamo un po' di più. pochino. Ragnar ha un taglio da qua a qua. C'era da dire No, che ma lui. quello è il problema di Ragnar. Per me ha sbagliato lui che non aveva i guanti, ma per il resto è stato molto bravo Rag. Per sfortuna sta piovendo e sarebbe andata in maniera diversa, a parer mio, con un arbitro diverso. A luglio, durante la Summer Cup, non mi trovavo io a giustificare perché non avevo perso, però oggi sono qui purtroppo a discutere della sconfitta del Milan, perché faccio un appello: se a Napoli giochiamo con arbitrino che ci arbitra, noi non ci presentiamo e vincono 3-0 a tavolino loro. Non è possibile perdere una partita del genere con due errori da parte dell'arbitro. Certo, ce ne abbiamo messi anche della nostra perché non è che abbiamo giocato chissà quanto bene, però gli errori di arbitrino spero vengano messi tutti quanti in video e non venga tagliato niente perché non è giusto nei nostri confronti. Dopo l'episodio anche contro la Juventus l'anno scorso, mi sta sul cazzo sta cosa. Pesa secondo me tanto l'espulsione dallo Zoccolo, secondo giallo ci stava assolutamente. Non so se l'ha toccato perché era lontano, però per la dinamica ci sta. Il primo frettoloso, più che altro perché lui è stato punito subito con un giallo, e sappiamo il giallo quanto poi pesa nel corso della partita, mentre Cruz continuava a menare, a menare, a menare.
allenare, ogni volta che mi lamentavo, no, tranquillo, lo tengo sott'occhio, sì, ma il giallo quando? Ho visto delle entrate non belle da parte anche dei, soprattutto dei giocatori della Roma, perché ho visto delle scivolate un po' alte col piedino. Ragnar o lo si ama o lo si odia, Ragnar lo si accetta così com'è, Ragnar lo si accetta senza guanti, va male una partita con la pioggia, Ragnar subisce. Dovete fare delle critiche, giusto, perché ci mancherebbe altro, uno senza guanti è normale che possa scivolare il pallone sotto la pioggia, ma non ce l'avevo mai più con lui per questo motivo, perché ha fatto dei paratoni anche in maniera incredibile e è stata una partita abbastanza intensa. Soddisfatto tutto sommato? Soddisfatto? Non puoi sentirmi mai. Nell'aver perso 2-1 nessuno è mai soddisfatto. Beh, diciamo, no. Meno ferito di quanto ti aspettassi? Non è che cazzo lo volevo piangere. Lo dovrò sempre ringraziare per il gesto che ha fatto alla Summer Cup. Allora, io ho fatto una cagata, ma allora. Però posso dirti una cosa? Speravo che non mi dessero un calcio di rigore a favore, perché mi conosci, te ne ho battuti 50. Non so dove calciare. Raga, mi dispiace per il... No, figurati, non l'hai fatto apposta. No, spero nulla di grave e basta. Per chi ho corso? Roma! Per chi ho lottato? Roma! Per chi sto morto? Roma! Forza! Roma! Forza! Roma! Forza! Roma! Roma! Ci abbiamo fatta, un miracolo. Dai! Federico Marconi, Michele Rapolla, finalmente abbiamo visto la Roma vincere, addirittura con un gol di Fede. Innanzitutto di calmi, che già abbiamo visto vincere con un gol di Fede a marzo con la Lazio e di Rapolla a giro. Sei un po' fuori secondo me. Che schifo. Tu non mi sembri in effetti contento. No, sono molto contento. Non è vero. Ho un leggero dolore alla caviglia, ma tutto bene. Sono contentissimo per la squadra. Abbiamo lottato fino all'ultimo, secondo tempo molto meglio del primo dal mio punto di vista, a prescindere dai due gol, ma come gruppo. Quindi molto soddisfatto. Tu invece, Fede? Io sottoscrivo quello che ha detto lui e ti dico anche perché. Sergio per noi è un valore aggiunto straordinario. Nel secondo tempo ha capito che c'era una squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica a conoscerci anche, perché per molti è la prima volta che giocavano insieme, anche a Sergio. E Sergio prima volta giocava con molti, quindi conoscere i movimenti. Quando tu comunque cominci a fidarti dei tuoi compagni, sicuramente l'espulsione può anche aver aiutato, non lo voglio nascondere, perché Zoccolo Duro è un valore assoluto per il Milan e quindi complimenti a loro perché hanno fatto una grande partita anche senza di lui. Però alla lunga secondo me meritavamo qualcosa in più per la voglia e anche per come abbiamo giocato la partita. Già nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, partita perfetta, era bello, era doveroso soprattutto iniziare così, avevamo bisogno di fiducia, adesso ce la giochiamo. Buona fortuna allora ragazzi, avete la gente come noi. Insomma, Milan-Roma è stata anche questo, è stata anche post partita da umori diversi e non è ancora finito in realtà il match tra rossoneri e giallorossi, tant'è vero che stasera, per chi sta guardando il video in questo momento, siamo live su Twitch, c'è The Corner, il format in cui analizziamo il dietro le quinte, i post partita, insomma tutto quello che non vedete nei video della YouTuber League. Ci saranno tanti ospiti questa sera, come in tutte le occasioni, e poi, nel caso in cui non riusciate a guardare la diretta, ovviamente su YouTube usciranno degli estratti, come è già successo settimana scorsa per il VAR, per J-Pat e per tanti altri argomenti che abbiamo trattato. Chiudendo, ci tengo a dire che questo è un contenuto che ovviamente non immaginavo di fare, ma ci tenevo a fare per rispetto vostro e anche per rispetto di alcuni ideali della competizione, che è la YouTuber League, e miei, che ho sempre avuto, perché si può sbagliare, l'errore è chiaramente molto grave, però ve lo dicevo prima e ve lo ripeto adesso, il ragazzo a cui mi sono affidato, soffrendo perché per me ogni progetto, ogni video della YouTuber League è un po' un figlio, ecco, mi sono affidato a questo ragazzo perché era un ottimo montatore e rimane un ottimo montatore. Ha fatto errori gravi, ha avuto una giornata no, che però può succedere a tutti ed è giusto che a tutti si dia una seconda possibilità. Con lui ci siamo chiariti e quindi nei prossimi video che vedrete l'unica cosa che posso promettervi è che cercheremo di fare di tutto per aumentare sempre di più la qualità e garantirvi il miglior prodotto possibile. Un bacio e alla prossima. Ciao!